Bentornati da Wacom. In questo tutorial un'idea. Perché non introdurre una newsletter all'interno di una parrocchia? Cosa fare? Perché farlo? Eccoci! Idee per la newsletter in parrocchia. Ti propongo un esperimento. Chiudi gli occhi. Tienili anche aperti, non è così importante. Però pensa alla prima volta che hai potuto disporre di un accesso internet tutto tuo. Personale, non dal computer di una biblioteca, non dalla casa di un amico, ma un tuo accesso. Pensa, sei più di 30 anni ormai, ai suoni del primo modem appena collegato al tuo computer di casa. Ricordi la scena? Pensa a quello che hai fatto. Pensa al primo sito che hai visitato, magari con un po' d'emozione per la novità. Scommetto che in quel momento avrai aperto o avrai addirittura creato con Libero, Virgilio o Hotmail la tua prima casella di posta, perché già molto di più che al giorno d'oggi era la posta elettronica la grande porta di accesso alla rete. Quando ci si doveva connettere solo per pochi minuti, perché altrimenti la linea del telefono era occupata, che ricordi? Quella posta elettronica da scaricare e leggere, alla quale rispondere, era una delle principali funzioni di internet. Ad oggi la posta elettronica svolge tutta un'altra funzione. Se prima era normale scrivere mail agli amici, oggi usiamo WhatsApp o Facebook. La posta elettronica però conserva un ruolo cruciale nel mondo del lavoro, nei settori più impegnati della nostra quotidianità. Ecco perché rispetto a un tempo le newsletter, ovvero l'invio automatizzato di uno stesso messaggio ad un indirizzario di caselle mail, hanno decisamente perso la potenza di un tempo. Chissà quante newsletter ricevi ogni giorno, chissà quante di queste leggi effettivamente. Se utilizzi servizi di mail come Gmail, ad esempio, troverai queste comunicazioni in liste secondarie da ignorare e gestire più facilmente. Forse sei uno di quelli che ignora e cancella tutte le newsletter senza neanche aprirle, o forse sei uno di quelli che è affezionato ad alcune selezionate newsletter tanto da prenderti la briga di fermarti, leggere e aprire i collegamenti. Dopo questa premessa la domanda che ci poniamo è: ha senso ad oggi per una parrocchia, un'istituzione religiosa o un'associazione puntare sulla newsletter? La risposta è: dipende. Se la nostra idea di newsletter è la newsletter di 15 anni fa, lunghissima, densa, ricca di contenuti, tutti presenti nel testo come una sorta di testata a sé stante, la risposta è no, un forte no. Se invece per noi la newsletter è uno strumento agile, intelligente, asciutto, dotato di un impatto visivo chiaro e essenziale, pensata all'interno di una strategia di comunicazione varia e integrata, la risposta è un convintissimo sì. Ma come deve essere la newsletter oggi? Di seguito alcuni consigli o provocazioni per una buona newsletter. Consiglio numero 1. Parti dall'oggetto. Considera che, per quanto sforzo ci metterai, una notevole percentuale delle persone che riceverà la tua newsletter non la aprirà nemmeno, ma si limiterà a leggere l'oggetto. Ecco perché non puoi perdere anche questa piccola occasione di contatto scrivendo nell'oggetto newsletter numero 1. E ovviamente aggiungi tu. L'oggetto della mail è il testo più importante di tutto il messaggio, usalo bene. Scegli un oggetto accattivante, informativo, conciso, colpisci con quello. Consiglio numero 2, disegnala bene. Esattamente come la prima pagina di un giornale, quando si apre una newsletter si guarda ai titoli, ai paragrafi, alla disposizione dei testi. Ecco perché è importante condensare le informazioni più importanti in modo intelligente. Proprio come il direttore di un giornale disegna la sua prima pagina, così puoi architettare la tua mail perché il messaggio arrivi. Consiglio numero 3. Di poche cose. Non voler mettere dentro tutto, limitati a pochi spunti o fermati a un punto soltanto, come la scadenza di un evento, la comunicazione di un messaggio importante per la vita della tua parrocchia. Mettere troppe cose dentro alle newsletter significherà di fatto oscurare alcune delle notizie che ti sarai preso la briga di riportare. Consiglio numero 4. Non scrivere tutto, linka. Se una volta poteva aver senso considerare la newsletter come un prodotto a sé stante, oggi con i dispositivi sempre connessi è un'operazione piuttosto inutile. Limitati a pochissime parole, per il resto linka al sito. Considera allora la newsletter come una propagine del tuo sito e in secondo ordine dei tuoi social media.
Consiglio numero 5. Di meno ma più spesso. Troppe cose da dire e poco spazio per dirle? Beh, il consiglio è di mandare newsletter sempre più stringate, ma con più frequenza, anche settimanalmente. Meglio una newsletter settimanale con un punto chiaro, preciso, sintetico alla volta, che una newsletter mensile con 4 punti diversi. In questo caso potrai anche giocare sul titolo in oggetto, chiamato di volta in volta a dare un messaggio diverso. Consiglio numero 6. Alterna un evento, una riflessione, un link alle foto di una rassegna, il ricordo di una scadenza. Non essere monotono, varia gli argomenti dei tuoi messaggi il più possibile, l'originalità e diciamo anche l'imprevedibilità dei tuoi messaggi. Questo darà alla gente un motivo in più per leggerli. Consiglio numero 7, il più importante, chiedi il permesso. Rispetto agli esordi selvaggi, per modo di dire, del web, oggi la legge è sempre più chiara. È il GDPR, il Regolamento Europeo per la Privacy, non lascia spazio a dubbi. Chiedi il permesso prima di mandare le tue comunicazioni. Non usare quindi liste di mail recuperate chissà dove, ma costruisci il tuo indirizzario chiedendo esplicitamente il permesso agli utenti. Puoi farlo nel sito, puoi farlo in parrocchia quando chiedi dati, indicando chiaramente il loro trattamento. Offri sempre ai tuoi contatti la possibilità di disiscriversi automaticamente, una funzione che tutti i software per newsletter, da MailChimp fino alle estensioni per siti WordPress, garantiscono. Che dire in conclusione, la newsletter come strumento di comunicazione è destinata a tenerci compagnia ancora a lungo. Per quanto riguarda il nostro consiglio è sempre quello di utilizzarla al meglio. Grazie ad Andrea Cantona per questo tutorial e a tutti voi. Se vi è piaciuto condividetelo. Ci vediamo mercoledì prossimo.